Martedì 14 aprile ci troviamo a Lecce per il workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore in collaborazione con l'Ordine degli Architetti della provincia di Lecce. Si parla delle sfide dell'edilizia del futuro. Noi abbiamo ascoltato le parole di tanti specialisti del settore, allora andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Anche oggi qui in Puglia, a Lecce, vogliamo portare un po' e condividere con il mondo dei progettisti l'esperienza nel mondo dei consolidamenti dei terreni, anche in questa regione, anche in Puglia, ecco, il turismo e anche nel tempo, ecco, diciamo, l'evoluzione edilizia ha portato a problematiche che poi appunto sono diciamo di riflesso nel mondo del recupero edilizio, nel sistema appunto di rivalorizzazione del costruito. E in questo tema oggi il tema del convegno è le sfide verso il futuro dell'edilizia e una delle problematiche, ecco, oggi più che mai presenti nell'edilizia è quella appunto di rivolgere sia anche a quei problemi che sono i difetti del terreno, e quindi il consolidamento dei terreni anche in un contesto di miglioramento sismico dei fabbricati può essere risolto anche con una tecnica di iniezione tramite resine espandenti come quella che Geosec propone. Geosec da anni investe nella ricerca e sviluppo per approcci ancora più scientifici in questo mondo, nel mondo dei consolidamenti. In particolare la tecnica prevede l'abbinamento dell'approccio geotecnico classico con soluzioni e con metodologie geofisiche applicate, quindi valutare lo stato del terreno prima di ogni studio di fattibilità, affrontare poi il progetto di intervento sulla base di quelle che sono le condizioni effettive del terreno, quindi eseguire le iniezioni lì dove il terreno necessita di interventi mirati, controllare l'intervento di consolidamento durante tutta la sua esecuzione attraverso continue indagini e monitoraggi in corso d'opera, sempre legati al terreno, e fino a portare poi il terreno nelle condizioni di omogeneizzazione, di stabilità nella fase finale dell'intervento a collaudo dell'opera. Il controllo dell'intervento è importante per guidare il progettista dell'intervento in corso d'opera ma anche nella fase preliminare verso una progettazione più consapevole, e quindi andare ad iniettare, andare a controllare l'intervento attraverso una diagnostica approfondita e di dettaglio di ogni singola iniezione importante per arrivare poi a concludere l'intervento anche a maggiore garanzia di esecuzione e anche verso una corretta esecuzione secondo regola dell'arte.